Allora, siamo qui con Daniela Tagliana, organizzatrice e ideatrice di questo evento, devo dire molto importante, che avverrà a Ostia il 30 e il 31, che si chiama Felicemente, che avverrà all'Ex Depot. Ho ideato questo programma perché un anno e mezzo fa ho conosciuto il maestro Stefano De Francesco, che mi ha coinvolto in queste lezioni Tai Chi Chuan. Io ho percepito molto benessere da questa esperienza, quindi ho voluto dare un assaggio al territorio, una vetrina per tutti gli altri, visto che il benessere è condivisibile tra tutti. E quindi ho pensato di organizzare questo evento dove l'Oriente incontra l'Occidente, quindi questo Tao, dove c'è due pennellate, perché noi siamo spazi all'arte, quindi lavoriamo sulla cultura, quindi due pennellate, una blu che rappresenta l'Oriente e una verde che rappresenta l'Occidente. Come da programma avremo per l'Oriente la scuola Buona Vita del maestro De Francesco. Io sono il maestro di Tai Chi Chuan qui a Ostia. La mia associazione culturale si chiama Buona Vita e siamo sul territorio da quanto? 25 anni? Beh, faremo una cosa carina, perché non l'abbiamo mai fatta, quindi sarà emozionante anche per noi, cioè che non ci sarà un orario, adesso c'è il Tai Chi Chuan, no? Ma sarà durante la manifestazione in orari non previsti, che neanche io conosco, ma si parte e il gruppetto di 3-4 di noi si farà la forma, quello che hai appena visto. Quindi i vari momenti di tutte e due le giornate, sabato e domenica. Abbiamo anche i massaggi, che è un massaggio Qigong, sì. Lei, Silvia ed io portiamo il massaggio esperienziale. E poi porteremo Reiki anche con Alice, portiamo anche delle terapie con i campani tibetani. Silvia, tu rappresenti quale parte dell'Oriente? Io porto avanti la pratica del Feng Shui, che è appunto un'antica arte cinese che si occupa del benessere negli ambienti in cui viviamo, quindi prima di tutto sicuramente la casa, perché comunque la casa è il nostro secondo corpo e come con la pratica del Tai Chi, o tutte le pratiche energetiche che fanno bene, non solo le pratiche energetiche, insomma tutto ciò che fa bene alla persona, così sarebbe buono portare benessere e armonia anche dentro la propria casa. Quindi ognuno di noi avrà dei bisogni specifici e quindi questo si manifesterà nel proprio spazio vitale. Darò un assaggio di ciò che è il Feng Shui dal punto di vista esperienziale, fare degli esercizi di esperienza del proprio corpo e del proprio corpo nello spazio, quindi tutti esercizi di percezione. Qui abbiamo Alice. Ciao. Che si occuperà? Trattamenti Reiki. Il Reiki è una pratica... è bella perché è molto semplice. E permette a tutti, attraverso il proprio corpo, di donare qualcosa più grande, insomma, all'altro. Quindi io porterò un esempio. Poi si faranno dei corsi in cui ognuno potrà prendere questa tecnica. Ecco. Invece il percorso verde sarà condotto sia dalla scuola di danza Art in Motion, che si trova proprio all'Ex Depot, la location dove faremo questo evento, che anche dall'associazione culturale Sostegno Onlus. Tutta questa manifestazione sarà poi coronata da arte, poesia, musica, cultura, salute, laboratori e seminari e trattamenti energetici. Quindi tutto assolutamente gratuito, tutto aperto a tutti. E abbiamo la dottoressa Salis, psicoterapeuta dell'associazione Sostegno Onlus, che porterà in questo evento del 30 e 31 luglio anche la mindfulness e la bioenergetica. Salve, io partirei un po' dal titolo dell'evento, che è qui Felicemente. Felicemente per incontrare le radici della nostra felicità e attraverso l'analisi bioenergetica di Alexander Lowen e la mindfulness. Alexander Lowen diceva che all'interno di noi c'è un bambino innocente che sa che il dono della vita è il dono della felicità.
Erroneamente noi pensiamo che la felicità sia quando tutte le cose vanno bene, ma in realtà non è così. La felicità è un qualcosa che noi possiamo incontrare ogni giorno attraverso la capacità di coltivare delle buone abitudini e soprattutto tutto questo attraverso il contatto con il corpo, riscoprire i sensi. Il corpo è il rilevatore della nostra felicità. Perché le tensioni che noi abbiamo nel corpo, che corrispondono alle difese, non ci permettono di entrare in contatto con la parte profonda di noi, che è la parte che ci dà saggezza e che ci dà intuizione. Durante questo evento noi proporremo dei laboratori attraverso degli esercizi di bioenergetica, e quindi la forza della bioenergetica e la dolcezza della mindfulness, con la respirazione, la meditazione dei cinque sensi, la meditazione del cioccolato, e riusciremo ad entrare in contatto con noi stessi e con la parte più profonda di noi. Diciamo che noi seminiamo dei semi di felicità che poi raccoglieremo durante l'anno, li faremo germogliare, quindi non mancate, vi aspettiamo. Grazie, ci dobbiamo essere per forza. Assolutamente, allora. Salve a tutti. Sono Paola Guglia Muccioli, in questo caso responsabile degli artisti dell'Associazione Spazi all'Arte. Siamo dentro questa manifestazione, una manifestazione che parla dell'intimo della persona. Quando un artista crea una pittura, un quadro, un oggetto, mette in quell'oggetto la propria anima ed ecco che ci leghiamo a questo evento e inoltre ci sarà anche un piccolo mercatino, chiamiamolo così, dove con oggetti naturali altri nostri soci realizzeranno delle composizioni, e un po' partiamo dal vetro, dalla ceramica, oggettistica varia, però tutto fatto dall'artista. Veniteci a trovare, saranno due giornate molto interessanti, avremo il piacere di ospitare tutti, grazie. 30 e 31 dalle 18 in poi. Cosa carina è che alla fine della giornata di lavoro sul benessere, nel senso che finirà intorno alle 21:15, poi faremo la prima serata una bellissima manifestazione di musica cubana dove si potrà ballare, quindi ci sarà un gruppo di Ostia, i Tres Soneros del maestro Walter Paiola, che suoneranno musica di son cubano. Invece domenica ci sarà la professoressa Antonella Coll che farà un seminario di chitarra e bioenergetica, dove spiegherà diciamo, il percorso della chitarra classica dagli albori fino